of Warcraft. Salve YouTube e bentornati a questo nuovo episodio di Hearthstone. Oggi andremo a giocare la nuova avventura, il massiccio di roccia nera, la prima ala in versione normale. Vediamo un po' cosa ci aspetta. Allora, come vedete oggi l'ho già aperta. Primo boss. Fatti strada tra i nani ferroscuro schiavizzati da Ragnaros, fino a raggiungere il Signore del Fuoco. Va bene, come desidera. Suo potere eroe, metti in gioco un servitore dal mazzo di ogni giocatore. Bello. Giochiamo. Andiamo a giocare qualcosa di un po'... di qualcosa di grosso. Tipo questo. La tua anima sarà mia! Mettiamo nel mazzo, così ce li metto in campo lui al massimo. Peccato, un gigante in mano, però può sempre tornare utile insieme a questo. Ok, allora andiamo un po'. Amici! Ok, dottor Boomer adesso. Ma perché il cura botta la santa pazienza? Fai così, la demo la facciamo fuori, cominciamo a toccare lui. Bene, fate sentire il vostro caloroso benvenuto. Ok, vediamo un po' cosa mette in campo lui, mo. Ok. Non sarebbe stato quello di battaglia, almeno quello. E mi ha messo in campo un gigante. Va bene. Idea di fare una cosa di questo tipo, di spaziare tutto, non ci pensiamo più. E picchiamo cattivi. Un po' qua ci regala sto giro. Argus. Adesso arrivano i guai. Falange, tocca a te. Non dico a quel bel 7-7 là, va? E poi gli sparo tutto in faccia. Oh, potere del rock ancora. Wow, yahoo, rock! È geniale, non c'è che dire. Vabbè, salutiamolo. Vittoria, abbiamo vinto. Spassoso. E ne fa niente che ragione. Ok, passiamo al secondo boss. Coren birra nera. Potere eroe. L'arena dei ferro scuro. Terra pietra, so, scusate. Un'occasione per dar prova delle tue abilità. Vediamo un po' cosa dice. Potere evoca uno spettatore 1-1 con provocazione. Interessante. Ma io continuerei con l'Endlock, che è abbastanza sicuro come mazzo. Gul'dan contro il gran giudice Petra Pietra! Nuovo sfidante! La tua anima sarà mia! Ecco, appunto. Può andare bene come mano. Vediamo un po' cosa succede. Signore e signori,
grande spettacolo abbiamo in serbo per voi. Le se lo dice. Grandi leggende di Azeroth contro un audace sfidante. No, vediamo un po' se leggende di Azeroth, va. Oh, ma insomma, chi l'ha fatta entrare nell'arena? Preparati ad affrontare il potere di Tasmanal. Peccato che non è in mano magia, ma è maledetto Milaus a parte questa. Schiamolo. Tiriamo fuori gli scheletri, anzi lo scheletro, dall'armadio. Ecco che arriva Thallos. Abbiamo fame di vendetta. Wow. E che è un mazzo leggendario questo. Vediamo un po'. No, aspettiamo ancora un attimo. Peschiamo ancora. Okay. Forse un turno buttiamo giù il drago. Il pubblico sta diventando impaziente. Riuscirei a batterti anch'io. Tranquillo, tu fammi tutti i danni che vuoi. Scoiattolo ovviamente. Che dire, cominciamo a giocare i pezzi grossi, va? Però mi sa che ho sbagliato, perché non posso più giocare a Argus adesso. Vabbè, qualcosa devo fargli fuori, diciamo che gli facciamo fuori questo. Come cominciamo a fargli fuori? Uno di provocazione. Avanti. Riuscirei a batterti anch'io. Passa. Ok. Il mio scudo per Argus. E non mi diverto io. Disincantiamo sto coso qua. Iniziamo. Picchiagli giù un po' di danni, eh? Il suo coraggio ha condotto suo figlio a seguirne le orme. Salutiamo Keir! Ciao! Mi fede giovane, la madre. Vai schiantare tutto con la tua gentaglia lì su. Sui miei servitori. Perfetto. Vabbè, qua, giusto per sicurezza, ci diamo una curata. Disincantiamo Kane, così non ci fa scherzi. Vediamo un po' se questi danni qua bastano per farlo fuori. E bastano per farlo fuori. Ok, e questo è stato veloce. Continua così, e ben presto Ragnaros verrà spazzato via da questa montagna. Come desideri ne fai, intanto più bello a te. L'ungerottolina insignificante. Oh, la carta del ladro, l'ho visto in azione oggi, effettivamente è molto fastidiosa. Vediamo l'ultimo boss. Ci regala la carta del sacerdote. L'imperatore Tauris ha evocato Ragnaros in questo mondo. Fammi un favore, annientalo. Potere eroe infligge 30 danni. Ah. Vediamo un po', perché così sembrerebbe impossibile da gestire. Ci sarà qualcosa che blocca il potere. Gul'dan contro l'imperatore Taurisan! I nani ferroscuro non cadranno mai! La tua anima sarà mia! Mi rispetti, imperatore. Cambiamo queste.
Mamma mia, che mano. E questa chi è? Ehi, giù le mani da mia moglie! Impedisce l'uso del potere eroe. Allora, forse non era bello il buono giocare con questo mazzo, perché ho tanti taunt dentro. E se la ammazzo. Secondo questo era meglio un agro. Poi vediamo di lavorarci su in caso. Disgrazia. Dragno stupido! Pensare contro questo ci vuole un agro. Mettiamo giù il draghetto. Finito. Ok. Finito. E quella sarebbe un'arma. Ma appena attaccato non è un ferro scuro. Vabbè, se lo dite voi. Il problema sono i provocazione. Che non posso usarli. Tutto ciò è un bel problema. C'è un po' di quello. Oddio mio. Mi sento indisposto. No, qualcosa con due di attacco. Sì, fatto posso fare così, no? Però così non posso fare le cose. Vediamo un po'. Facciamo così. E facciamo così. Giù questo. Prova a stare. La grande forza è con me! Mi ricorda qualcosa di un vecchio cartone animato, solo che adesso mi sfugge. Coso. Ok, un danno da quella. Mo però è un problema. Ma no, vabbè, posso risolverlo. Allora facciamo sparire. Troppo non possiamo pescare. Un po' quindi, ma iniziamo a picchiare qua. Però se diventi noioso diventi, amico mio. E io te lo risucchio un'altra volta. E ficcio. Pronto al lancio! Sì, pronto all'azione. Ti spiace se scelgo necessità. Andiamo di andare giù cattivi. A sto punto, se non mi ammazza sto giro,
muore il prossimo. Mi sento indisposto. Ok, anche senza poter usare in provocazione siamo riusciti lo stesso a farlo fuori. No, vabbè, Ragnos, no. Toh, Ragnos. Simpatico. Io sono semi gigante il Cio, ti dico mio. Addio! Mi ha fatto fuori. Avresti dovuto eliminare anche la nana. Devono morire tutti. Ma le signore, no, scusa, ne fai, anche te. Vediamo un po' cosa ci molla come ricompensa. Ovviamente lui. Taurissan. Le sfide di classe sono state sbloccate. Le sfide di classe le vedremo nel prossimo video. Un saluto a tutti e buona continuazione.